Stiamo lavorando incessantemente da più di un mese con l'unità di crisi comunale per affrontare ogni necessità che l'emergenza Covid-19 ci sottopone. Per fronteggiare con maggiore serenità questi giorni di preoccupazione e di disagio, abbiamo istituito un numero comunale dedicato per ogni dubbio, informazione, richiesta che sia necessaria per affrontare questo delicato periodo. Fin dai primissimi giorni dell'emergenza abbiamo messo in piedi una rete di solidarietà straordinaria per la consegna a domicilio della spesa, grazie alla collaborazione immediata dei numerosi commercianti di CVE. E con la collaborazione delle farmacie e l'insostituibile supporto dei volontari della Croce Verde, anche i farmaci possono essere consegnati a casa delle persone più anziane e fragili che non possono e non devono in questo momento recarsi in farmacia. Inoltre parte in questi giorni un'iniziativa alla quale teniamo molto. Ci siamo attivati sin da subito, da quando abbiamo capito che sarebbero state molte le limitazioni alla nostra vita quotidiana e i disagi che i cittadini avrebbero avuto. E ci siamo preoccupati di poter dare un sostegno psicologico alle fasce più fragili e anche a tutti coloro che durante questa pausa forzata avrebbero potuto avere bisogno di ascolto e di supporto da parte di personale formato. Grazie alla disponibilità dunque dell'Associazione Psicologi per i Popoli di Torino, un team di psicologi dell'emergenza, abbiamo creato un sistema di supporto telefonico dalle 10 alle 18, 7 giorni su 7. Chi si sente più preoccupato dall'incalzare dell'emergenza, chi ha bisogno di consigli per gestire l'ansia e le emozioni derivanti da questo momento indubbiamente complesso, chi vive una situazione di solitudine, può così chiamare un numero al quale risponderà uno psicologo formato per gestire situazioni come questa. La cosa che infatti ci preme di più, oltre a cercare di risolvere i problemi di ordine pratico, è proprio quella di cercare di supportare al meglio i nostri cittadini e ricordare loro che non sono soli. Ai cittadini chiediamo una sola cosa, di rimanere a casa per far sì che lo sforzo di tutti possa portarci alla minore diffusione possibile del contagio e a superare al più presto questo periodo difficile. Voglio ringraziare i miei cittadini per il senso di responsabilità che hanno dimostrato anche in questa circostanza. Sono orgogliosa di essere il sindaco di Cirié. Ho visto la generosità dei ciriacesi, la loro disponibilità e ho visto come hanno reagito e risposto agli appelli. Non dobbiamo però abbassare la guardia, ma andare avanti con impegno e pazienza in questo momento complesso. Quello che ci deve animare è la speranza che tutti insieme ce la faremo e che il sacrificio di oggi serve proprio a poter costruire il futuro di domani.